Ciao a tutti, eccoci qua con Lorenzo. Direi che Salve a tutti. ormai ti Ormai è un conoscono habitué. come Lorenzo, un Sì. ragazzo che sta facendo il percorso Kundalini. E in un percorso Kundalini è importante anche l'aspetto non solo della sessualità, ma dell'intimità. Dell'intimità. Perché spesso l'intimità, che arriva prima di vivere bene la sessualità, non gli È si un po' dà tanta sconosciuto. importanza. E per intimità intendiamo anche l'abbraccio. E quindi oggi Certo. abbiamo sperimentato qualcosa di Prove di abbraccio, tra prove di virgolette. abbraccio, perché in realtà ci conosciamo da 3 anni, ma è sempre stato schivo Lorenzo. Io spesso con le persone entro subito in quell'intimità e quindi anche quando apro la porta, solitamente Sì. c'è magari un contatto, sì, Contatto. che può essere anche un abbraccio. Sì, Io arrivo anche certo. fino all'abbraccio, quindi il All'abbraccio. bacio, e poi persone invece che bisogna dare la mano, e Allora. persone che, come Lorenzo, che anche se non gli dai la mano e gli dici ciao Lorenzo, Sì, lui è già contento così, giusto? hai descritto bene, diciamo. Distanza di anni e di fiducia, di trattamenti, e adesso nell'ultimo percorso Kundalini, possiamo affermare che piano piano ti Si sta sei. sbloccando questo. Come hai vissuto oggi, quindi, questa invasione? Possiamo chiamarla così? No, l'ho vissuta più con più calore, diciamo, più intesa con la persona dall'altra parte, c'è un abbraccio più intenso, Perché in meno realtà il tuo abbraccio era freddo, anche, come dire, un po' di obliquo, distaccato, non sì. c'era. Adesso non so se lo possiamo far vedere, no, perché siamo a mezzo busto, ma in Aspetta. realtà quando vi ho detto prova a darmi un abbraccio, C'era un po' di c'era incertezza. praticamente un distacco di una parte del corpo. In realtà l'abbraccio è quando, e tu l'hai sentito, anche l'addome Sì, si erano. unisce. Perché in Esatto. realtà che abbraccio è se noi ci si abbraccia, Esatto, che un spesso si po'. vedono, no? Sì. Anche le ragazze spesso con i Ah, quei culetti è vero, e quelli in effetti sono pseudo abbracci. è vero. Raccontami questo aspetto di te, perché mi dicevi che sei un po' allergico a tutte quelle espressività affettive, Sì, affettuose, sì. espressioni affettuose. Ma semplicemente Intanto non forse. scapparmi, Ah, è che tendi vero, sempre a scapparmi, ok. avvicinati un po' più a me che. Ok, no, è questione magari da quando ero piccolino che l'abitudine di dare pochi abbracci anche in famiglia o pochi baci, cioè con questo non voglio dire che Non non ci amo la vivi, mia famiglia, anzi, certo. però sono sempre stato abituato così, quindi anche nel caso dei miei genitori lo sanno, di mia mamma, quindi tra virgolette non si azzarda a darmi un bacio. Che lo sa che sono fatto così, magari. Cioè, tua mamma ha rinunciato Sì, no, ma praticamente, perché ogni infatti. volta dicevi, magari ti facevi questo gesto che di solito è comune, Sì, no? I sarà ragazzini. 20 anni che non mi dà un bacio, ma ripeto, sa che comunque sono fatto così, quindi. Che non è un segno di disprezzo verso la famiglia. Però dopo sì, questa cosa magari me la porto anche un po' fuori Nelle relazioni, nelle immagino, relazioni. sentimentali. Soprattutto se c'è qualcuno che non conosco tanto. E quindi sì, sono un po' distaccato, dai, diciamo, bisogna lavorare su questa cosa qui. Lavoriamo su questa Quindi. cosa qui. Compito a casa, e quando ci rivediamo faremo il video con la testimonianza, quindi ti stai prendendo un impegno con tutte le persone che mi stanno seguendo, perché Sì, quando ci sono i compiti a casa, tu lo sai che ti hanno infatti. Sì. aiutato molto con il respiro, ci sono tanti esercizi che abbiamo fatto. E Esatto. riconosci la validità Sì, di sì, sì, questi sì. compiti a casa. Il compito a casa di oggi sarà quello di avvicinarti alla tua mamma in un qualsiasi modo che possa essere, anche solo se inizialmente ti è troppo un abbraccio e troppo un bacio, un qualcosa che possa essere anche solo un Un tocco, tocco, sì. qualcosa che però non sia ciao mamma a te. Ci O provo. e poi dopo vedremo Dopo vi come. farò sapere com'è andata. Esatto, della puntata successiva, Ah. perché questi piccoli passaggi dove l'impegno oggi è addirittura un impegno pubblico, però è un impegno con te Con me stesso, stesso, è un sì. impegno Certo. con me che in questo momento ti sono da guida e da supporto, è motivante, perché altrimenti tu non lo faresti. No, se non facciamo questa discussione, evidentemente andavo avanti altri 30 anni così. E poi Comunque spesso ci provo, succedono quelle insomma, cose, purtroppo normali, che si perde un genitore sì. e ci si rimpiange di tutti quei Sì, momenti, sì. quelle cose non dette, perché anche
Le parole non dette di un semplice ti voglio bene spesso si tengono Sì, 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 dentro. sì, sì. E allora poi, tanto non siamo eterni, prima o poi arriverà il momento del distacco. Esatto, dopo. Perché dopo vivere col rimpianto di non averle dato quel bacio, di non Sì, averle dato sono d'accordo. quell'abbraccio e di non averle detto mi dispiace se non te lo dico abbastanza, ma ti voglio bene. Sì. Va bene, Al ti voglio sarà. bene ci arriviamo poi. Dimmi una cosa, Lorenzo, fra mamma ti voglio bene, non te l'ho mai detto, ma te lo sto dicendo adesso, al contatto quello più affettuoso, cosa ti sentiresti come primo passo? Penso al contatto più affettuoso. Incominciamo col Sì. contatto più affettuoso. Va bene, poi sceglierai tu la modalità e in che modo Magari sfrutto la avvicinarti. scusa festività per dire buon Natale, intanto. No, no, comunque sarà fatto, ve lo prometto anche voi che guardate il video. Bene, grazie per questo impegno, Grazie Lorenzo. E intanto vi mando un bacio e un abbraccio cosmico. Ciao!